Nevica senza soluzione di continuità da questa notte su tutta la provincia Pentra, da Agnone a Venafro, passando per Isernia. La situazione più difficile è in alto ed altissimo Molise, dove la coltre bianca in alcuni punti supera il metro. Ad Agnone i soccorritori, sin dalle prime luci dell'alba, hanno lavorato per rendere fruibile l'area dell'ospedale, al fine di garantire i servizi indispensabili all'utenza. Mentre nella zona centrale della cittadina altomolisana, il gatto delle nevi in dotazione ai vigili del fuoco si è attivato per assicurare la viabilità e per trasportare i dializzati, come mostrano le immagini inviateci dal sito Eco Alto Molise. Disagi si sono registrati anche a Isernia, dove il fondo ghiacciato ha favorito l'accumulo di neve, creando innumerevoli disagi alla circolazione. Emblematico il caso di un tir non equipaggiato che ai piedi di via 24 Maggio ha perso aderenza sul ghiaccio, terminando la sua corsa contro il marciapiede ed adagiandosi di traverso in prossimità delle vetrine di una banca. Disagi alla circolazione anche sulla Fondovalle Sangro e sulla Isernia Castel di Sangro. Tuttavia la situazione più difficile per il traffico si registra al valico di Castel Petroso e lungo la Trignina. Nonostante il divieto di transito ai mezzi pesanti imposto dal prefetto su tutto il territorio provinciale, diversi camionisti sono rimasti in panne, paralizzando la circolazione. Polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e personale dell'ANAS sono al lavoro ininterrottamente da ieri sera per prestare soccorso alle persone in difficoltà. Molti automobilisti sono stati costretti a montare le catene per poter proseguire il cammino. L'ondata di maltempo continuerà anche nelle prossime ore. La polizia stradale pertanto invita a mettersi in viaggio se strettamente necessario e comunque solo se si ha in dotazione pneumatici da neve o catene. La situazione, come si può ben vedere, è un po' critica nel senso che era un critico annunciato. Ormai tutte le strade sono completamente innevate, però il piano d'emergenza posto in essere dalle forze di polizia e dalla prefettura ha dato il suo frutto, i suoi riscontri. È stato già applicato il blocco del transito dei veicoli superiori ai 75 quintali su tutte le arterie della provincia, cosa che è stata fatta questa notte dal prefetto di Isernia su consiglio, su un parere del COV, Comitato Operativo della Viabilità. Agli automobilisti noi consigliamo al momento di non mettersi in viaggio in queste ore, se non per motivate esigenze particolari e personali, sennò è meglio evitare di stare sulle strade. A prescindere da cosa si monta? Sì, a prescindere dal fatto che abbiano meno montato i pneumatici, diciamo, invernali, oppure i mezzi antisdrucciolevoli, che sono le catene. E se per gli adulti la neve rappresenta un disagio, una interruzione obbligata e fastidiosa della routine, i più piccoli sono ancora capaci di cogliere la bellezza della vita, di stupirsi favorevolmente di fronte ad un'abbondante nevicata, magari approfittandone per un bel tuffo nella soffice coltre bianca o per un duello all'ultima palla di neve.